Io ho iniziato a fare cinema, mi sono avvicinato al cinema all'università, no? Nel corso degli anni, insomma, abbiamo fatto diverse attività, cineforum, eventi culturali, appunto. Dopodiché, piano piano mi sono avvicinato alla pratica, ho iniziato specialmente al documentario. Mi sembrava la forma, diciamo, più immediata, appunto, per mettere a contatto il mio desiderio di cinema con la realtà. Da lì, diciamo, il percorso è andato avanti anche nel corso degli studi e con esperienze pratiche, e così. Beh, il desiderio, perché io credo appunto, non si può, nel senso, il cinema è desiderio, no? È desiderio di immagine, ma anche di un'esperienza, che può essere un'esperienza come spettatore, ma può essere anche un'esperienza come cineasta nel vedere in qualche modo su grande schermo delle immagini che ha sognato, ma anche il desiderio di ritrovarsi di fronte a una rivelazione, no? Qualcosa di inatteso, che specialmente nel documentario è una cosa che spesso si manifesta, no? Anche agli occhi di chi sta dirigendo un film. In Fango Rosso mi è capitato di avere appunto l'opportunità di assistere a delle rivelazioni, no? In qualche modo, perché si tratta di un film nel cui processo sono ritornato sui luoghi dove sono cresciuto, nel sud-ovest della Sardegna e dove in questo momento vivo nuovamente, no? In questo ritrovarsi con i luoghi sicuramente c'è stata anche, mi sono reso conto di aver, insomma, assistito a un'evoluzione dello sguardo, no? Rispetto a dei luoghi, dei paesaggi che sono dei paesaggi carichi di storia, una storia di miniera, storia di lavoro, storia però anche di colonialismo, no? E in qualche modo di un'identità negata, se vogliamo, no? Quindi, c'è stato in questo rapporto con la terra, con il paesaggio, una nuova visione, una nuova luce su questi territori, che mi ha permesso poi in qualche modo anche di coinvolgere poi le persone che hanno partecipato nel film. Fango Rosso è il residuo dell'estrazione mineraria che si è depositato nelle colline adiacenti al sito minerario di Monteponi, che ancora oggi sono lì, no? In qualche modo rappresentano quasi, danno una connotazione di identità al territorio. Il Fango Rosso è anche il residuo tossico della lavorazione dell'alluminio che si accumula nelle vasche che sono adiacenti al mare nel polo industriale di Portovesme. Ed è anche il materiale che si accumula sui davanzali delle nostre finestre quando soffia il libeccio. Quindi è in qualche modo una specie di leitmotiv, no? Qualcosa che è sempre presente nella nostra storia, ma anche nella quotidianità e che ha anche un effetto visibile non solo sulle vite, l'esistenza delle persone che vivono in questi luoghi. Ad ogni modo, è anche un titolo che ho scelto perché in qualche modo evocativo, no? Perché fa pensare anche ad altri titoli cinematografici della storia del cinema, perché in qualche modo dà anche una connotazione visiva forte, penso, nei confronti dello spettatore, di chi vede il film, anche senza conoscere la storia del film o la storia del territorio in cui è ambientato. L'idea del documentario nasce appunto da una relazione con il paesaggio. Il territorio è un territorio che conosco bene, perché appunto sono nato e cresciuto lì. Diciamo, sono stati dei luoghi che mi hanno sempre dato grande ispirazione. Un'ispirazione che, insomma, quando
quando ero più piccolo, fino all'adolescenza, diciamo, era quasi avevo quasi uno sguardo naif nei confronti di questi luoghi, no? Uno sguardo, diciamo, più ingenuo, forse più destinato però anche come dire, all'esercizio della fantasia, che forse non è nemmeno una cosa così ingenua, anzi, una cosa forse pura e da rivendicare. Con il passare del tempo, specialmente prendendovi distanza, diciamo, questi luoghi hanno acquisito poi una luce diversa per me, perché effettivamente crescendo, acquisendo una coscienza politica, ambientale, soprattutto vedendo anche le persone, i miei coetanei, che a poco erano in qualche modo costretti anche ad allontanarsi dal loro territorio di origine per la mancanza di opportunità, ecco che quei luoghi acquisiscono un significato diverso, quasi una sorta di specchio di quel senso di immobilismo, di frustrazione, di impotenza un po' di una generazione. Quindi da lì il desiderio di ritornarvi a raccontare l'evoluzione di questo sguardo, perché il film è un po' un viaggio in uno spazio fisico, in un territorio, però anche un viaggio nel tempo, ma non soltanto nell'evoluzione cronologica, nella storia appunto di quel territorio, ma anche nella storia dell'evoluzione dello sguardo, dei personaggi che in qualche modo iniziano da una sorta di ipotetica infanzia fino ad arrivare ad un'età adulta, in cui in qualche modo si raffrontano poi alla realtà nella sua crudezza, però senza in qualche modo perdere l'ironia e comunque il desiderio di rimpossessarsi di qualcosa che è stato sottratto. Il rapporto con i racconti è molto forte, perché di fatto il film ha un punto di vista generazionale forte, parla di una generazione che è quella circa dei trentenni, no? Insomma, i miei coetanei che in qualche modo hanno visto sempre questi luoghi come delle rovine, come dei luoghi abbandonati, quindi non come dei luoghi di produzione, non come dei luoghi di emancipazione, di lavoro, di crescita sociale, no? Ma sempre come un qualcosa di abbandonato, un'eredità di un passato che non si è mai conosciuto. Quindi di fatto anche quella distanza permette di vedere i luoghi in un modo diverso rispetto a quella che era l'eredità di nomi che parla dei vecchi, diciamo, no? Di quelli che pur avendo in qualche modo vissuto direttamente le sofferenze del lavoro in miniera, in qualche modo vivevano una sorta di rapimento emotivo nei confronti del lavoro e della vita del sottosuolo, perché effettivamente era stato il loro è stata per loro un'occasione di riscatto. Dato che per la generazione nostra quelle storie non sono più sufficienti. Quindi è questa l'idea, no? Nel senso, il paesaggio non è univoco, il paesaggio non ha una sola storia, ma il paesaggio sono molte storie che si sovrappongono anche nel corso, anche nel senso, quando si va di generazione in generazione. E questa penso sia una cosa importante per me e per le persone che hanno partecipato in questo progetto. La questione dell'identità in nessun modo si fa riferimento a un'identità di tipo territoriale, di tipo regionale, no? Pur essendo l'identità sarda in qualche modo già marcata di per sé, no? In questo caso si parla soprattutto l'identità forse che rivendico è quella soprattutto dal punto generazionale, no? Nel senso quella di coloro i quali hanno conosciuto questi territori, questi luoghi, non come luoghi di lavoro, non come luoghi di produzione, di emancipazione, ma qualcosa appunto ma come una rovina, un lascito di un passato che adesso non può più essere il nostro presente. E questo benché, pur non essendo noi, i nostri genitori, troppo giovani per aver lavorato sottoterra, ma nonostante questo, il nostro sangue scorre ancora con l'eredità e quella forza. Quindi, inevitabilmente, se c'è ancora l'esigenza di confrontarsi con questo passato, ed è un'occasione appunto per riformulare l'identità, ma soprattutto, ma non restando legato unicamente a un territorio come quello del Sulcis Iglesiente, che è co-protagonista del film, ma elevarlo anche a quelle che sono le sfide, potremmo dire, le sfide globali, no? Nel senso,
lotte nei confronti del cambiamento climatico, per esempio, perché di fatto sono nel senso, nella società post-industriale è importante anche confrontarsi con questo aspetto qua, no? Con il lascito anche nell'ambiente di quelle che sono le nostre scelte di progresso sociale. Allora, il rapporto con le istituzioni, il film ha ottenuto tre finanziamenti principali, che sono stati la legge cinema della regione Sardegna, che è una legge regionale che annualmente mette a disposizione dei finanziamenti per la produzione di lungometraggi e cortometraggi di interesse regionale. Noi abbiamo avuto il finanziamento come cortometraggio. L'altro finanziatore è la Fondazione Sardegna Film Commission, che con il suo bando ospitalità ha messo a disposizione insomma, dei finanziamenti per permettere di coprire appunto le spese di vitto, alloggio e viaggi, quindi tutta la questione, diciamo, più logistica. E poi il fondo audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, perché la società di produzione, la Slingshot Films, è di Trieste, ha sede a Trieste, di Manuela Buono. Quindi sono queste, diciamo, le istituzioni con cui abbiamo costruito le nostre relazioni. In particolare la Fondazione Sardegna Film Commission è stata presente anche qua al festival per appunto dare sostegno alla promozione del film. In generale, come dire, credo sia importante che in qualche modo, specialmente in una regione come la Sardegna, che ci sia una legge cinema che favorisce lo sviluppo di un cinema che è locale, che è inserito nel territorio, ma che allo stesso tempo possa avere un'aspirazione, un'ambizione artistica e universale. E questo lo può fare soprattutto nel momento in cui si difende l'aspetto artistico prima ancora dell'aspetto, diciamo, promozionale, turistico, come talvolta si ha invece la tentazione di fare. La società di produzione, la Slingshot Film, è anche una distribuzione internazionale, mentre la distribuzione nazionale sarà di Art Film, che ha sede a Gorizia, quindi nel 2020 sarà prevista la distribuzione a livello regionale, a livello nazionale, infine anche a livello internazionale, soprattutto in primo luogo attraverso i festival.